senza democrazia, senza libertà, è un'idea che non sta in piedi dal mio punto di vista. Vado più avanti però, non basta dire certo c'è l'eguaglianza, ci deve essere anche la libertà. Libertà vuol dire in che modo la sinistra si pone il problema di valorizzare la dimensione della persona, dell'individuo. Oggi mi ha colpito, per esempio, me l'ero anche segnata, ma provo a citarla a memoria, che qualche giorno fa Alain Touraine su Repubblica ha scritto delle cose molto simili a quelle che due o tre giorni fa ha detto Tony Blair in questo suo discorso per i 20 anni del Partito Laburista, sostanzialmente dicendo che la sinistra è sinistra nella misura in cui riesce a rafforzare l'autonomia e la forza delle persone, la capacità delle persone di autogestirsi e di mettersi in relazione tra loro. Se la sinistra invece si fa identificare con la dimensione della burocrazia, dello Stato, delle regole costrittive, è destinata alla sconfitta. Questo problema in un paese come l'Italia, che ha sempre avuto una grande società civile e un scarsissimo senso dello Stato, della burocrazia e delle istituzioni, segnalo un libro di Aldo Schiavone che ha ripercorso questa dicotomia tra società civile e Stato nell'ultimo secolo, a maggior ragione vale in Italia questo discorso. E noi non possiamo fare finta di non renderci conto che oggi sinistra vuol dire capacità di dare forza alle qualità, potenzialità delle persone, perché negare questo in nome di un'idea, a mio parere, superata di una dimensione burocratica e collettiva è negare il modo stesso in cui noi campiamo. Quando io sento ogni tanto alcuni compagni del mio partito dire, una volta uno di noi ha fatto il verso alla Thatcher, no, la Thatcher aveva detto 20 anni fa la società non esiste, esiste solo l'individuo, un'evidente cazzata si direbbe, no? Ecco, ho sentito dire qualche mese fa uno dei nostri dirigenti dire la società esiste, l'individuo non esiste. Ora possiamo anche scherzare, ma noi diciamo queste cose attaccati agli account dei, soprattutto se abbiamo meno di 50 anni, attaccati agli account di Twitter dei nostri telefonini, attaccati ai social network, organizzando le nostre scelte alimentari, religiose, di vacanze, di percorso di lavoro e di vita in modo individuale. Quindi se confondiamo la valorizzazione della persona con l'individualismo, secondo me prendiamo un abbaglio. Quindi non solo uguaglianza e libertà, ma libertà anche come potenziamento delle capacità della persona, la politica che aiuta la persona a potenziare le sue capacità. E infine, concludendo, io credo che la dimensione cambiamento-conservazione, adesso non ridurrei francamente l'intervento di Renzi solo a questo, perché mi pare che Renzi dicesse altre cose in un testo che peraltro è un testo di 3 o 4 pagine, non è un saggio destinato ai posteri, ma certamente dice anche questa cosa qui, no? E cioè che tra i discrimini che oggi determinano la differenza tra destra e sinistra, oltre a esserci eguaglianza e diseguaglianza, oltre a esserci libertà non libertà, c'è anche cambiamento conservazione. Io qui sono assolutamente d'accordo con l'osservazione di metodo di Stefano, ci mancherebbe, no? Cioè non è che cambiamento è una camicia che va bene per tutti i vestiti, no?
dipende da quale cambiamento, in quale direzione. Attenzione, tuttavia, io penso che se una cosa va riconosciuta all'attuale leadership del PD ed è alla base, mia opinione, del risultato elettorale strepitoso che abbiamo avuto, è stata la capacità di questa leadership del PD di spostare un po' il nostro partito da un partito che veniva vissuto come un partito con gli occhi rivolti al passato a un partito che invece veniva vissuto come non uno ma l'unico possibile motore di cambiamento oggi. E noi ancora oggi la nostra speranza e la nostra forza in politica ce l'abbiamo perché veniamo identificati come la sinistra del cambiamento. È una cosa, cari amici e cari compagni, difficilissima, perché il cambiamento è un'aspirazione generale che tutti condividono. Quando poi si va nel cambiamento, Walter lo sa bene, cito Walter perché abbiamo affrontato un problema di questo genere quando abbiamo lavorato insieme come amministratori al Comune di Roma. Tutti sono per il cambiamento, poi vai a cambiare il modo in cui funziona l'istituzione vigili urbani e vedi quello che succede. Tutti sono per il cambiamento, vai a vedere cosa succede quando provi ad abolire il pubblico registro automobilistico, diventa la frontiera della democrazia il mantenimento del pubblico registro automobilistico. E poi lo potremmo dire per i magistrati, per i sindacati, per le camere di commercio. Quindi quello che si sta determinando in questo paese è un contrasto tra una straordinaria voglia di cambiare e investitura su Renzi e sul PD per cambiare, e poi però il proliferare di resistenze. Non sto dicendo che siano tutte sbagliate, in qualche caso saranno anche giuste, perché magari i cambiamenti sono fatti in modo troppo veloce, approssimativo, perfino sbagliato. Però attenzione, se il PD ha fatto quello che ha fatto è perché secondo me ha interpretato uno dei grandi discrimini della sinistra, che è la differenza dalla destra, che è ed è sempre stata, sempre nella sua storia, quella di essere il motore del cambiamento. Grazie Gentiloni. Consegno le tue considerazioni direttamente a Tocci, senza... Ma innanzitutto, quanto ci manca Bobbio oggi in Italia? Questo mi sembra... Un intellettuale come Bobbio in questo momento sarebbe quanto mai necessario, perché c'è un grande problema di conformismo anche a sinistra. Io vedo una grande tendenza a delegare al capo, ad andare un po' ormai grossolani, basta discutere, mettetevi in riga. E quindi un intellettuale come Bobbio, che ha sempre preso, passatemi il termine, in contropelo la sinistra, perché come questo libro Destra e Sinistra fa il paio con l'altro, Politica e Cultura del 55, no? Quando Bobbio critica i comunisti dal punto di vista della cultura liberale. Ma poi quando negli anni 90 vede che i comunisti rischiano di essere troppo liberali e di dimenticare la origine, diciamo la ragione sociale, scrive Destra e Sinistra. E quindi è un intellettuale che ha sempre svolto questa funzione di criticare la sinistra aiutandola a fare meglio, a uscire dai suoi conformismi, e questo oggi ci manca tanto, un Bobbio. E questo poi è un libro importante perché in un certo senso si mette a nudo questo grande intellettuale italiano, no? Perché in realtà sono due libri, Il Saggio, vero e proprio, e poi un altro libro che è Il Dibattito sul Saggio. È come se Bobbio, come dire, prima calca la scena del teatro, e lui è il protagonista scrivendo Il Saggio, e poi scende in platea e discute con gli spettatori su come hanno visto questa sua performance. E questo doppio livello è, credo, l'aspetto più interessante di questo libro, che cresce quindi
nelle varie edizioni, e quindi questo dualismo del libro credo sia, bisogna anche un po', le presentazioni servono anche un po' a stimolare la lettura, credo, insomma, a chi non l'ha letto, insomma, ecco, io consiglio di leggerlo molto su questo doppio piano, diciamo. E poi quello che colpisce è questo intellettuale così abituato a una logica deduttiva, e poi però all'improvviso anche a lasciare libera espressione alle sue passioni profonde. In fondo il libro, il saggio, dopo aver fatto una come dire, trattazione sistematica del problema, finisce con una sua scelta per l'eguaglianza, per la sinistra, in modo molto netto, tanto è vero che questo poi è l'elemento che gli viene rimproverato, insomma, no? In qualche modo. E l'altro aspetto è di un pensatore molto rigoroso, sempre attento a maneggiare i concetti avendoli ben definiti, ma poi allo stesso tempo di farsi capire al largo pubblico, perché questo è un libro, come diceva prima Paolo Franchi, straordinario da questo punto di vista per un saggio di teoria politica che ha avuto questo grande numero di lettori, non solo italiani ma addirittura internazionali. Questo è molto importante perché questi due elementi, rigore e però capacità di farsi comprendere al largo pubblico, io vedo oggi molto, molto carenti nell'intellettualità italiana, no? Che invece si va separando proprio su queste due strade, cioè da una parte una chiusura specialistica dell'intellettuale, quindi che si rinchiude nella sua disciplina e quindi diventa davvero incomprensibile, oppure l'intellettuale che, come dire, si abbandona a questo gigionare mediatico, insomma, a questo far battute colte, diciamo così, che è un modo sì di farsi capire ma senza aggiungere nulla dal punto di vista della crescita della conoscenza, insomma. E credo che si faccia capire però al largo pubblico perché sceglie una strada di definizione della coppia destra-sinistra, eguaglianza e diseguaglianza, che tutto sommato è una definizione operativa e non teorica, no? Poi quando risponde ai suoi critici lui dice ma io poi alla fine scelgo eguaglianza e diseguaglianza perché questo corrisponde a una larga opinione, non perché abbia un fondamento teorico, anzi a un certo punto dice non sappiamo poi qual è la vera e profonda radice teorica di questo contrasto, no? L'accetta come un concetto operativo che spiega, che funziona, diciamo così, ecco. È un po', mi ha fatto pensare un po' come il tempo in Agostino. Agostino dice se io penso al tempo non riesco bene a definirlo, no? Però se lo uso nella mia giornata è lo stesso concetto che usa Bobbio, insomma, ecco. Ma credo che il punto però fondamentale per noi che non siamo dei pensatori politici ma siamo dei militanti, diciamo, di varia estrazione, di vario rito, è domandarsi perché questo straordinario successo. Ora qui dobbiamo intanto fare anche i complimenti all'editore, non l'abbiamo ancora citato, insomma, che ha avuto, perché questo è un libro molto curato dall'editore, insomma, in cui si dimostra che l'editore è bravo come imprenditore, ma allo stesso tempo fa bene questo lavoro imprenditore se ha anche una sensibilità culturale profonda per il suo paese, per capire che cosa c'è nelle corde profonde, appunto, del paese. E io credo che questo sia il successo, si spieghi oggi, insomma, perché ci consente una comprensione del ventennio, insomma, no? Questo libro ci fa capire che cosa è successo nel ventennio, cioè destra e sinistra sostanzialmente hanno dato luogo sia a un bipolarismo sia a una competizione, ma senza svolgere il proprio mestiere, né la destra né la sinistra. E questo era già un po', questo pericolo già si intravedeva nel 94. Paolo ne ha spiegato anche le ragioni più generali, più internazionali. E poi bisogna dire che 20 anni dopo effettivamente questo è accaduto, nel senso che la destra ha fatto tante cose malvagie, soprattutto
ha contribuito a una crisi di legalità, a una crisi morale del paese, però non ha fatto quello che